Così siamo qua oggi per la prima presentazione ufficiale dell'Aqua Ega. Ega significa acqua in ladino, che ladino è la nostra lingua delle quattro vallate ladine. Io ci tenevo a avere un nome ladino, ecco, per la nostra acqua, che mi sembra sia giusto mantenere la ladinicità nei nostri prodotti in Valbadia. Sono molto felice di avere l'Atelier San Pietro con noi oggi per questo evento e questa amicizia e, diciamo, gemellaggio tra due realtà. L'Atelier San Pietro è già da diversi anni che ormai è famosa. Noi siamo praticamente nati oggi, questa è la nostra nascita della prima presentazione ufficiale dell'Aqua Ega, appunto, e sono contento e felice di fare questo incontro con l'Atelier San Pietro e anche con voi di Siglacom per questo evento un po' particolare. Come sapete, ormai l'Aqua Ega è la sorgente più alta d'Europa e anche il grana padano dell'Atelier San Pietro sarà la forma di grana stagionata più alta d'Europa. È bellissimo oggi essere qua al rifugio Scottoni perché comunque si avvia una preziosissima collaborazione. Ci troviamo appunto in un luogo dove sgorga l'acqua di sorgente più alta d'Europa, l'Aqua Ega, e per noi l'acqua è un elemento chiave per la nostra produzione. E l'acqua dà la vita ai fieni di questo territorio, ma anche i territori della pianura padana. E da qui ne deriva questa nicchia particolare che ci consente di produrre un grana padano dei prati stabili. Qua abbiamo il fieno che viene prodotto nelle nostre zone, nelle valli del Mincio, ed è un fieno che ha in sé la ricchezza dell'acqua di sorgente che parte da qua e che serve poi per irrigare tutti i nostri prati. E da qua le nostre bovine vengono alimentate e poi il latte ci dà questa grandissima possibilità di trasformarlo in grana padano. Questo è un formaggio che ha oltre 30 mesi, è un formaggio che abbiamo portato in alta quota per vedere se affinare in questa zona potrebbe essere un elemento di ancora più esclusività. Questo è un evento che nasce perché ci troviamo a 2000 metri e quando ho scoperto il rifugio Scottoni e Cristian è stato molto facile immaginare come un incontro fra eccellenze potesse generare un grande risultato. L'Atelier San Pietro è un posto che vede nel fieno, nell'acqua, un'opportunità incredibile. Qua siamo in una zona bellissima, qua oggi viene imbottigliata la prima volta l'Aqua Ega. Pensare di fare parlare queste due realtà fra di loro, e Siglacom è stata come sempre al fianco di entrambi per cercare di capire insieme se come questo evento poteva nascere, è stato molto facile. Da lì l'entusiasmo e la passione, come in qualunque evento che meriti questo nome, è stato il vero filo conduttore di tutto questo racconto, perché sono persone serie, semplici ma capaci, che hanno capito come l'unione delle forze, quando si parla di eccellenze, è la prima cosa che rende possibile qualunque tipo di attività. Poi a noi compete, come sempre, raccontare sempre meglio quello che accade per permettere a chi non è presente oggi di ricordare e di memorizzare quegli aspetti salienti che le eccellenze come l'Aqua Ega e il Rifugio Scottoni con la sua storia e il Grana Padano e Prati Stabili, naturalmente con l'Atelier San Pietro, insieme andranno a raccontare in giro per il mondo. Dunque oggi per l'occasione, appunto per l'incontro tra Grana Padano ed Ega Scottoni, ho preparato una parmigiana di melanzane rivisitata, dove la melanzana viene cotta nel forno a legna, rimossa la polpa, condita, reinserita nella buccia, ultimata con pomodorini confì e appunto la spuma di Grana Padano, che adesso andrò a mettere. Il piatto va ultimato con un goccio di olio al basilico. L'Italia è una grande nazione e l'Italia è fatta da artigiani, da produttori, da persone che si alzano la mattina, magari stanchi ancora del giorno prima,
ma con il sorriso e con l'amore da andare a fare una cosa buona e passare una buona giornata e da fare soprattutto una cosa buona per gli altri. Io, Dario Cecchini, macellaio, mi considero un artigiano ed è un onore abbinare l'acqua Ega, la montagna, le vacche, dal latte, il formaggio del Grana Padano e la latteria San Pietro. Se San Pietro ci guarda, sarà stracontento! Viva!